Sul traguardo di Magliano De Marzi, seconda tappa del Giro d'Abruzzo, vittoria dello svizzero Jan Christian, team UAE Emirates. Per lo svizzero, il giovane svizzero, anche tre maglie vestite: quella di leader della classifica generale, maglia azzurra, la maglia ciclamino della classifica a punti, alle mie spalle la maglia bianca di miglior giovane. Secondo classificato a Magliano De Marzi, Andrei Lutsenko. Domani l'arrivo in salita che deciderà il Giro d'Abruzzo ai Prati di Tivo. Congratulations, Jan. Complimenti, è stato un giorno davvero molto molto bello per te. Oggi mi sentivo molto molto bene, anche dopo ieri sapevo di avere delle ottime gambe, insomma è stato veramente speciale. Hai vinto oggi a Magliano De Marzi, ma domani si arriverà in salita, in Prati di Tivo, ci sarà Adam Yates o proverai a tenerla questa maglia? Vedremo domani, insomma la maglia mi piace molto, ma se la squadra dirà che bisognerà lavorare per Adam, ci mancherebbe, faremo quello. Giro d'Abruzzo, presidente Dagnoni, è una regione che ama il grande ciclismo, questo l'ha dimostrato anche con questa nuova corsa. Assolutamente sì. Io devo dire grazie davvero a tutta questa governance, perché già dal presidente Marsiglio e Quaglieri, con i quali abbiamo pedalato insieme, e da lì ho già percepito proprio la passione che avevano per il ciclismo, ma hanno capito qual è il potenziale del ciclismo proprio per la promozione del territorio. Credo che questo Giro d'Abruzzo, anche in sole quattro tappe, può dimostrare a tutta l'Italia, magari anche al mondo, quali sono le bellezze dell'Abruzzo, e soprattutto in questa gara a tappe credo che i nostri tecnici potranno prendere grande spunto da giovani che, grazie alle squadre Continental che partecipano, possono mettersi in evidenza. Per cui un grazie davvero da parte di tutto il movimento ciclistico. Stefano Allocchi, un primo bilancio Giro d'Abruzzo, due tappe, Pescara e Magliano De Marzi. Oggi è stata una tappa veramente impegnativa, anche se non sembrava sull'altimetria e sulla carta. E i corridori hanno dato il massimo e ha vinto un degno vincitore. Soprattutto a me è piaciuta molto la risposta di Magliano De Marzi, il pieno nel vialone d'arrivo. Sì, ma guarda che anche ieri alla partenza, all'arrivo a Pescara, oggi alla partenza, quindi è un Giro d'Abruzzo veramente sentito. Domani Adam Yates. No, io non faccio pronostici, lo sai. Ulissi, successo importante di squadra, aspettando domani Prati di Tivo. Sì, dai, oggi ha fatto una bella azione Jan, niente, domani poi proveremo con Adam, insomma, aspetteremo tutti, sicuramente aspettano tutti noi, insomma, cercheremo di farci trovare pronti come oggi.